l'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Villa Reia di Cepagatti, in occasione della Festa dell'Albero, ha aperto le porte della scuola per mostrare le varie attività. La mattinata è iniziata con la piantumazione di alcune piante donate dai Carabinieri Forestali, nucleo di Pescara, che fanno parte del progetto Un Albero per il Futuro. Il progetto è un progetto nazionale, si chiama Un Albero per il Futuro. Andiamo nelle scuole, noi del reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, così come gli altri 27 reparti Carabinieri Biodiversità d'Italia, a presentare questo progetto per il futuro, che nasce da una convenzione fra il nostro ufficio superiore, che sta a Roma, si chiama Raggruppamento Biodiversità, e il Ministero dell'Ambiente. Che cos'è questo progetto? Vuole creare un bosco diffuso, ossia la piantina che oggi noi mettiamo a dimora farà parte di un bosco che idealmente viene collegato con tutte le altre piantine che gli altri reparti biodiversità nelle scuole, come stiamo facendo oggi, mettono a dimora nei loro giardini. Un bosco diffuso che sarà collegato, ma collegato come? Come può essere collegato una piantina che sta qui con una che sta a Prato Vecchio? Nel metterla a dimora, adesso metteremo un codice QR che voi avrete modo di caricare su un portale e quindi sarà geolocalizzato e la vedrete immediatamente su un sito. E potete seguire come cresce la vostra piantina e quella di tutti gli altri reparti biodiversità nelle altre scuole. Ma soprattutto non solo la vedrete, ma ci sarà un contatore che in tempo reale calcola l'assorbimento di CO2 di questo bosco che voi insieme agli altri state creando. Quindi si misurerà il contributo vostro alla tutela dell'ambiente nella quantificazione dell'assorbimento della CO2. Naturalmente la piantina oggi messa a dimora la dovete curare voi, noi ve la consegniamo e crescerà con voi, ecco perché è un futuro. Vi affidiamo il futuro della piantina, ma il futuro dell'ambiente, in maniera tale che ognuno di voi si renda partecipe e parte attiva di un contributo alla tutela dell'ambiente. Io ve la consegno, prego, chi la prende? Abbiamo scelto questo posto perché c'è più luce, essendo che non ci sono tanti alberi, quindi c'è più luce e c'è più spazio. Per far crescere questa pianta. Pensando alle dimensioni. Delle dimensioni della pianta future. Gli alunni dell'IPA hanno anche fatto alcune dimostrazioni che riguardano le attività della scuola. Questa è una prova chimica della misurazione del pH. Il pH è una scala di misurazione che va da 0 a 14, da 0 a 6 è acido, da 6,5 a 7,5 è neutro e da 8 a 14 è basico alcalino. Il pH si può misurare del terreno perché è importante sapere il terreno che pH appunto ha per tre scopi principali. Uno, per sapere che coltivazione andare a piantare. Due, per sapere con che concime andare a correggere il terreno. E il terzo è per sapere che microrganismi ci sono, perché se il terreno ha un pH ci sono determinati organismi, se ce ne sono altri ci sono altri appunto organismi. Oggi facciamo la dimostrazione delle talee. Allora, abbiamo preso un po' di terra. Abbiamo preso il rosmarino e abbiamo tagliuzzato le foglioline.
poi l'abbiamo immerso nell'acqua e negli ormoni che lo fanno radicare prima. E l'abbiamo messo nel terreno. E siamo andati a tagliare l'apice e ci abbiamo messo l'acqua. Una bella festa dell'albero all'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Villa Reia. Siamo con la dirigente scolastica Maria Teresa Marsili. Diciamo proprio una festa, no? Con tanta partecipazione. Sì, oggi è stata davvero una festa, posticipata rispetto alla data del 21 novembre, date le avversità del tempo che si sono avute, ma per fortuna oggi siamo riusciti ad accogliere i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Cepagatti presso il nostro istituto, l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, dove con la presenza dei carabinieri forestali abbiamo proceduto alla piantumazione di alcuni alberi e alla dimostrazione di alcune attività tipiche del nostro istituto. E in questo modo apriamo di fatto la scuola aperta, l'open day in qualche modo, ma proprio lavorando con i ragazzi del territorio e stimolandoli alla visita di tutte le scuole, a cominciare da quella locale che hanno proprio nel luogo dove loro vivono, e dimostrando loro tutte le opportunità che questo istituto offre, sia come percorso di studi, sia come opportunità per l'immissione al mondo del lavoro, ma anche sbocchi ulteriori di tipo universitario. Un percorso di studi che coniuga sicuramente la teoria con la pratica, che dà molto più spazio però al momento operativo e che si rivolge a tutti i ragazzi, sia maschietti che femminucce, che attendiamo insomma numerose presso il nostro istituto. Questa scuola si colloca in un'area unica, diciamo, per la sua particolarità, in quanto è all'interno di un parco, e all'interno di questo parco a breve avremo anche una serra innovativa digitalizzata che consentirà la produzione di colture non solo su suolo ma fuori suolo, anche di tipo idroponico, e quindi sarà anche questa l'opportunità per consentire ai ragazzi di fare esperienza non soltanto secondo le tecniche tradizionali ma anche in modalità innovative, come il mondo adesso ci chiede di fare e i tempi di oggi richiedono per necessità di cose. E in più io vorrei cogliere l'occasione per fare un ringraziamento al sindaco e al vice sindaco del comune di Cepagatti, che nella data odierna andranno simbolicamente a consegnare a tutti i ragazzi iscritti a questo istituto al primo anno una borsa di studio che viene promossa e consegnata proprio ai fini specifici di aiutare i ragazzi che si iscrivono a questa scuola, poiché l'opportunità economica per loro e per le famiglie sicuramente è un qualcosa di giusto e di opportuno e di buono, dati i tempi economici in cui viviamo, per magari comprare libri di testo o pagare l'abbonamento per poter giungere a scuola. E stiamo con l'insegnante Roberta Trabucco, abbiamo visto e stiamo vedendo all'opera tutti i ragazzi in questo laboratorio. Questo laboratorio, che cosa avviene? Allora, in questo laboratorio, che prettamente è un laboratorio di chimica, però nel quale riusciamo anche a fare la preparazione di vetrini, quindi ci spostiamo anche sull'aspetto biologico, diciamo che facciamo tanti tipi di analisi, cioè sia analisi di tipo strutturale, perché la prima cosa che dobbiamo conoscere è il substrato sul quale camminiamo, sul quale lavoriamo, no? Quindi se abbiamo la nozione di che cosa abbiamo sotto i nostri piedi, riusciamo a capire
che tipo di coltivazioni mettere in opera, che tipo di correzioni possiamo fare, anche se parliamo sempre di correzioni nel rispetto dell'ecologia, ma soprattutto correzioni momentanee. Quindi in questo laboratorio facciamo questo tipo di analisi fisiche, quindi vedere di che natura è fisicamente il terreno, e chimiche, perché nella chimica abbiamo il pH, abbiamo la quantità di elementi micro e macro elementi fondamentali. Quindi questa scuola ha questa bellezza, cioè che le materie sono tante e può sembrare una cosa che spaventa, invece è una bella possibilità, perché permette di capire la materia per la quale siamo più fatti, più portati. Annalisa Palozzo, vice sindaco di Cepagatti, c'è un forte legame di questa scuola con il territorio. Intanto noi siamo in uno dei laboratori della scuola. Sì, questa è una scuola stupenda a cui ovviamente il comune di Cepagatti tiene molto. È un istituto superiore, l'unico del nostro territorio, e abbiamo sviluppato con questa scuola una fortissima sinergia che è andata crescendo in questi anni di amministrazione. Quindi ringraziamo la preside, ringraziamo la professoressa D'Urso, ringraziamo tutto il personale, non solo i professori ma anche il personale scolastico dell'istituto, i ragazzi e i loro genitori che ci aiutano nella promozione e nella valorizzazione di questa scuola. In passato diciamo che ci sono stati alcuni problemi legati al numero di iscritti, che era calato molto, ma adesso questa scuola sta vivendo una vera e propria rinascita, e quindi ci sono tantissimi iscritti ai primi anni dell'istituto agrario, e grazie a questi ragazzi, grazie a queste famiglie che scelgono come futuro un futuro nell'ambiente e nell'agricoltura, noi possiamo dire che questa scuola sta rinascendo e ci fa davvero tantissimo piacere. Tra l'altro il comune investe nella scuola. Sì, diciamo che investiamo nella scuola, investiamo nel futuro dei ragazzi, perché finanziamo ogni anno le borse di studio per tutti gli iscritti al primo anno. Oggi consegniamo le borse di studio a tutti i ragazzi che si sono iscritti al primo anno dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Villarea, e lo faremo anche per il prossimo anno e per gli anni a venire. È un piccolo contributo di 200 euro che serve ai ragazzi per pagare libri, materiali scolastici, ma anche abbonamenti dell'autobus che servono per raggiungere questa scuola. Tra l'altro ricordiamo che questa scuola si trova insomma in una zona ottimale per essere raggiunta, no? Sì, la posizione è strategica, perché ci troviamo davvero a confine tra la provincia di Pescara e la provincia di Chieti, e quindi è facilmente raggiungibile sia dai comuni del Pescarese, della Vallata del Pescara, che da quelli che si trovano insomma nell'area di Chieti e nelle zone limitrofe. Perché diciamo che c'è un approccio sbagliato agli istituti professionali. Quando si parla di istituto professionale si pensa che il ragazzo o la ragazza siano destinati a fare lavori particolarmente umili. Nulla contro questi lavori, però è un istituto che permette anche di fare laboratorio, quindi di sperimentare, di trovare un lavoro usciti da questa scuola, oppure di procedere presso le università. Quindi non c'è più necessariamente la scelta professionale lavoro, ma si può anche pensare di continuare gli studi presso qualsiasi università, perché questa scuola permette di avere una buona preparazione anche in campo fisico, chimico, biologico, biotecnologico. Quindi siamo in un futuro aperto all'agricoltura e all'ambiente, con molti finanziamenti in campo di agricoltura, ecologia, ambiente, e quindi questo istituto è perfettamente in linea con le visioni europee e internazionali. E io sono con Elettra ed Eleonora, due ragazze iscritte al primo anno di questa scuola e hanno appena ricevuto la borsa di studio da parte del comune di Cepagatti. Allora io voglio sapere il perché e come mai vi siete iscritte a questa scuola. Allora, onestamente all'inizio non sapevo dell'esistenza di questa scuola. Fu un mio compagno di classe che, pensando alle mie idee future, che non sapevo cosa fare, mi consigliò di andare all'agrario. Così feci qualche ricerca sulle attività che si svolgevano e ho pensato questa era una scuola perfetta per me. Benissimo, quindi sei soddisfatta della scelta? Sì, penso che è stata la mia scelta migliore. Eleonora?
Allora, sinceramente io ho scelto questa scuola perché comunque mi piace l'agricoltura, mi piacciono molto i fiori, gli animali e il mio sogno è di lavorare nel laboratorio tecnico di agrario e penso che... Ti sei trovata subito bene? Sì, sì, certo, molto bene, i professori sono molto bravi e mi trovo molto bene. Quindi insomma il loro sorriso e la loro soddisfazione ci danno già la risposta che sono appunto soddisfatte della loro scelta. Grazie a tutte e due e buona scuola!